morning. Welcome to International Church of Rome. Bonjour, bienvenue à la Chiesa Internazionale di Roma. And this is June 20th, 2021. Oggi è 20 giugno 2021. And we have a very long day because the sunlight is on for the longest day of the year today. I like it. So at 9:30 at night, the sun is still out. Hallelujah. Amen. Okay. Amen. Stand with me. We're going to sing this morning. Open in prayer. Thank you, Lord, that we're in your presence and in your house. And Lord, we came to lift up your name and your name alone. Thank you for your presence with us. Grazie per la tua presenza con noi. Thank you for your people that are in your house. Grazie per il tuo popolo che sta nella tua casa. And those that are still coming, Lord. E per coloro che stanno ancora arrivando. We pray you bless this day. E preghiamo la tua benedizione su questo giorno. We give everything to you today, Lord. Diamo ogni cosa a te. For your honor and for your glory. Per il tuo onore e la tua gloria. Amen. Your name. Amen. Amen. Sing with me. Amen. Come to give glory to Señor.
today, Lord. Che tu sia centrato in tutto quello che accadrà. For your glory and for your honor and praise. Per la tua gloria e il tuo onore. In the name of the Lord we pray. Amen, amen, amen. Amen. Hebrews 12:12 and verse 2 says these words. Ebrei 12:2 dice così. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Hallelujah. I love that word. I like that word fix. Al pastore piace questa parola fissando. It doesn't mean that we don't think that we don't look at anything else. Non significa che non guardiamo alle altre cose. But everything that we do and everything we see and all the way we live is always guarded by the fact that we have our eyes on the Lord. Ma qualsiasi cosa che facciamo o diciamo nella nostra vita, dobbiamo sempre guardare verso il Signore. And He is the one that filters and can helps us understand what's happening. E lui che ci aiuta a capire veramente quello che sta accadendo. Because He is truly the author and completer, finisher of our faith. Lui è l'autore e il consumatore della nostra fede. Lord, we gather in your name today. Siamo, Signore, siamo radunati nel tuo nome. And Lord, we're just asking, Lord, that we would fix our eyes on you. Che possiamo fissare il nostro sguardo su di te. For you are the one that it's all about. Perché tutto riguarda te. But everything that happens in our lives, we must look at it from the eyes of Jesus. Perché ogni cosa che accade nella nostra vita dobbiamo guardarlo in prospettiva nella tua prospettiva. Con questo pastore e spero che poi quando lui andrà in America, spero che ritorni come visitatore e così potremo stare insieme e festeggiare il suo ritorno qua in Italia, insomma. Spero che in America si trovi bene come qua in Italia e benedice noi e tutta la sua comunità. Amen. 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 I would like to thank you for everything. For the always praying for my family. You never forget your love, kindness, and concern for us. Amore e la vostra gentilezza per noi per la Chiesa. Thank you for everything again. Grazie per ogni cosa. We love you and we never forget you from our heart. Il suo amore che non finisce mai. Amen. Non so chi
conhecer aujourd'hui, c'est la grâce. Perché siamo qui questa mattina è la grazia. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier, mais c'est nous qui sommes ici, parce que c'est la grâce. Perché siamo nati in tutto il mondo, ma siamo qui, siamo qui e è la grazia di Dio. Nous remercions le Seigneur pour ça. Et ce matin, je remercie beaucoup mon Dieu pour notre deux pasteurs qui nous a conduits jusqu'à arriver ici aujourd'hui. Et j'avais déjà parlé avant-hier de Oka, l'autre fois qu'ils vont partir, mais c'est pas qu'ils se sont séparés de nous, nous sommes toujours ensemble en esprit. Et puis, avez-vous déjà parlé de Dominique Ascosa, qui est vrai qu'ils partent, mais nous nous séparons d'Atal, nous sommes sempre insieme. Amen. Et je sais que le jour J que Jésus va venir, on va se voir au ciel, au nom de Jésus. Et quand Jésus nous donnera, je vivrai au ciel. Amen. Que le Seigneur leur renforce toujours, toujours dans leur reste de vie qu'ils vont faire ensemble dans ce monde. Il y a la force de continuer à Et deuxièmement, je vais dire quelque chose par rapport de Marc à notre sœur. Ça se voit avec nous qui sommes ici, nous les membres de l'Église. Et Dieu nous a dit quelque chose. Nous pourrons venir à l'Église. C'est pas ça seulement qui compte, mais l'amour vers notre prochain, c'est ça qui est important aussi. Et nous pouvons venir ici, l'amour vers notre prochain, c'est important. Il faut qu'on fasse tout possible, aller voir notre sœur. Là aussi, c'est possible. Et chacun de nous, on doit organiser, si c'est deux mots, je ne sais pas, pour aller voir notre sœur là où il va rester pour le reste de sa vie ou comment il va faire. Oui, c'est ça qui est. Je remercie le Seigneur. Merci.